Siamo in compagnia di Sandro Brusco, economista e anche professore di Stony Brook University. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Intanto parto naturalmente con un parere per quanto concerne la proposta di Biden che sarà presentata questa settimana in congresso. Naturalmente lui vorrebbe raddoppiare le tasse sulle plusvalenze, sulla cosiddetta capital gain tax, che è abbastanza importante, però dall'altro canto riguarda soltanto lo 0,3% della popolazione americana. A suo avviso in questo modo porterà giustizia o meno, cercando naturalmente di tassare i ricchi? Giustizia non lo so, non sono un filosofo, sono un economista. Il modo in cui come economisti ci poniamo le domande su questi temi è quanto effettivamente può portare di maggior gettito un'imposta del genere. Ora è ovvio che in questo momento i percettori di redditi da capitale sono favoriti dal punto di vista del trattamento fiscale rispetto, per esempio, ai percettori di reddito da lavoro. La domanda è: un aumento simile della capital gains tax, della tassa sui sugli aumenti di valore del capitale, può aiutare effettivamente il gettito o meno? Lei menzionava prima le imposte di New York. In realtà le tasse sui capital gains a livello statale ci sono più o meno dappertutto all'interno degli Stati Uniti, intendo. Il più alto è quello della California, che credo che sia superiore al 13%. Ora, quanto effettivamente può ricavare un aumento simile, un aumento della capital gains tax, e quanto è probabile che passi al congresso? Su questo ci sono enormi incertezze. Però la cosa che vorrei far notare è che c'è un altro punto che non riguarda le aliquote nel piano Biden e che invece riguarda il momento in cui le tasse sui capital gains vengono esercitate, il cosiddetto step up basis. Il punto è questo: se io oggi o comunque un contribuente americano morisse e se un contribuente americano oggi muore e lascia i propri soldi ai figli, diciamo in forma di azioni, queste azioni non vengono tassate con riferimento ai capital gains. Quindi se io ho, per esempio, raddoppiato il capitale, questo capitale raddoppiato passa agli eredi senza essere tassato. La proposta di Biden, e credo che questo sia dal punto di vista del potenziale gettito addirittura più importante del cambiamento delle aliquote, perché poi vedremo quanto sarà, la proposta di Biden prevede che a quel punto invece l'aumento del capitale verrebbe riconosciuto e quindi verrebbe tassato. Questo può creare veramente un'enorme differenza in termini di gettito totale dal punto di vista della realizzazione dei capital gains. Il problema della tassa sui capital gains è che al di là dell'aliquota specifica, su cui sicuramente è facile focalizzarsi, ma può non essere l'aspetto più importante, una tassa sui capital gains ovviamente viene considerata nel tax planning, nella programmazione di tasse, quanto come pagare di tasse da parte delle famiglie più ricche. E ovviamente tutti cercheranno di minimizzare il carico fiscale su queste cose. Questo al momento genera abbastanza inefficienza, nel senso che dato che la capital gain tax viene applicata nel momento di realizzo, sostanzialmente c'è un incentivo all'immobilismo, anche quando magari non sarebbe esattamente il caso.
La step up basic, quella, la regola in base al quale, lasciando gli eredi, le tasse, i propri capitali, questi vengono immediatamente rivalutati e non si paga la capital gain tax, è particolarmente negativa da questo punto di vista. Ecco, lei ha menzionato precedentemente un punto piuttosto importante. Non si sa naturalmente se questa proposta, che fa parte naturalmente dell'American Families Plan del presidente Biden, che sarà presentato proprio questa settimana al Congresso, non si sa però se questa proposta sarà approvata in particolar modo dalla parte repubblicana, perché il Senato, ma insomma il Congresso, in particolar modo il Senato, è più spaccato che mai. Quindi a suo avviso ci sarà un compromesso che sarà magari un po' più basso, ma più che altro questo magari, secondo lei, anzi, è un inizio di una tassazione più alta, perché ricordiamo che sono stati messi in giro più di 5 miliardi se sommiamo ciò che ha fatto l'amministrazione Trump e ciò che ha fatto l'amministrazione Biden, e quindi è inevitabile che da qualche parte i soldi bisogna recuperarli. Sì, allora... La situazione fiscale degli Stati Uniti non è che fosse florida anche prima della pandemia. La riforma fiscale che aveva fatto Trump alla fine del 2017 aveva condotto a deficit del 5% del PIL. Questa non è una situazione sostenibile. Poi è arrivata la pandemia, ovviamente ha fatto esplodere sia le spese, ha fatto calare il reddito, eccetera eccetera eccetera. Ora, non è niente di cui particolarmente preoccuparsi, nel senso che gli Stati Uniti hanno ancora ampio spazio fiscale, che è la ragione per cui i tassi di interesse a lunga restano comunque abbastanza bassi, però prima o poi è ovvio che questa situazione deve cambiare, qualunque sia l'amministrazione che ci sia. O calano le spese in rapporto al PIL o aumentano le entrate in rapporto al PIL, e quello che sta facendo Biden è onestamente dare corso a quello che lui aveva detto in campagna elettorale. Questa cosa dell'aumento della capital gains tax era nel programma di Biden, ha sì, perfettamente annunciata, e lo sta portando avanti. Lei menzionava la possibilità che i repubblicani, l'incertezza sui repubblicani e sul loro appoggio. In realtà lì non c'è incertezza, i repubblicani voteranno compattamente contro, come hanno votato quasi all'unanimità contro le misure precedenti di Biden. Il vero problema saranno i centralisti democratici, se riuscirà a convincerli a sostenere il piano. Onestamente non lo so, dipenderà dalle dinamiche politiche interne al Senato, interne al Congresso. Teniamo conto che l'amministrazione Biden ha un altro vincolo abbastanza importante, che è quello di portare a termine queste riforme prima delle elezioni di midterm del 2022, perché storicamente le elezioni di midterm sono sfavorevoli al presidente in carica, e i democratici al momento al Congresso dei Deputati, alla Camera dei Deputati, hanno una maggioranza abbastanza risicata, una decina di seggi, e quindi è molto probabile, è abbastanza probabile, diciamo, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, ma se i precedenti storici si vengono confermati, è abbastanza probabile che i democratici perderanno la maggioranza alla Camera dei Deputati nel 2022. E data l'attitudine attuale del Partito Repubblicano, è chiaro che se Biden ha qualche speranza di far passare questa riforma, deve essere fatta nell'anno e mezzo o due anni che mancano prima di queste elezioni. Beh, bisogna dire che gli obiettivi della nuova amministrazione, che non è più così nuova, sono molto ambiziosi anche in termini di spese. Poi naturalmente in qualche modo i soldi devono essere ripagati, questo è chiaro. Intanto vorrei parlare con lei di un altro evento estremamente importante questa settimana, ovvero la riunione della Fed, che parte oggi, naturalmente domani in serata in Italia, anche la conferenza stampa. Abbiamo visto negli ultimi giorni però dati macro più
piuttosto incoraggianti, molto positivi, sia anche a livello di mercato del lavoro che sta iniziando a migliorare senza alcun dubbio. Le volevo chiedere, è possibile qualche indicazione a livello di tapering, magari verso fine anno, o è ancora troppo presto a suo avviso, visto comunque che Biden ha raggiunto il target di 200 milioni di americani già vaccinati? Sì, lo scenario macroeconomico è buono, sta migliorando. Dal punto di vista dell'intervento della Fed, la domanda è a che punto inizierà a tirare un pochino i freni, a cercare di evitare il suo riscaldamento dell'economia. Non lo so se ci sarà un tapering entro la fine dell'anno. Le indicazioni che più o meno arrivano dalla Fed sia che sono che finché non c'è ci sono dati concreti sull'aumento dell'inflazione, probabilmente non cercheranno di fare alcun tipo di manovra potenzialmente restrittiva. Purtroppo ci tocca tenerci l'incertezza da questo punto di vista. È molto probabile, se devo dare uno scenario, diciamo così, con maggiore probabilità, che non succeda nulla da qui alla fine dell'anno, sia programmi di acquisto degli assets che non cambiano sostanzialmente, tassi di interesse che non cambiano sostanzialmente, vengono tenuti a bada. C'è stato un periodo, stiamo sempre parlando di tassi a 10 anni che sono inferiori all'1,6%, quindi non niente che possa veramente preoccupare. Anche le tensioni che ci sono state nell'ultimo paio di mesi hanno portato a un certo punto i tassi all'1,75, ma comunque siamo ben lontani, per esempio, dai livelli drammatici di cui abbiamo avuto esperienza in Italia al tempo della crisi finanziaria del 2011. Per cui sì, io devo dire, ripeto, senza avere nessuna sfera di cristallo, tenderei a stare abbastanza tranquillo e pensare che la Fed resterà abbastanza tranquilla. L'economia continua ad aggiungere posti di lavoro, l'economia si sta riprendendo. Anche così, però, bisogna tenere conto che il mercato del lavoro non è fortissimo, e nel senso che comunque c'è stata una riduzione della partecipazione alla forza lavoro che è a livelli storicamente bassi per gli Stati Uniti, e probabilmente la ripresa fa sì che ci sia una notevole reintroduzione di adulti che avevano deciso di restare fuori dalla forza lavoro, e questo tenderà a calmare abbastanza le potenzialità inflazionistiche. Sì, allora poi naturalmente stiamo vedendo in questo istante, non lo so se la regia può mostrare, questi sono i rendimenti del decennale ad 1,58 e il trentennale a 2,25. Come lei ha detto, qualche settimana fa abbiamo visto il decennale addirittura ad 1,75, che non era il numero che preoccupava, ma piuttosto la velocità con cui c'è stato questo incremento a livello di rendimenti. Erano fortemente legati naturalmente alle pressioni inflazionistiche. Ora, dopo che la Fed ha già naturalmente spiegato che ci saranno pressioni inflazionistiche al rialzo, però saranno temporanei, come interpreta lei temporanei? Beh, temporanei più che altro credo che vogliano vedere cosa succede nel mercato del lavoro. Finché ci sono aumenti dei prezzi per alcune materie prime o in alcuni settori limitati, non credo che la Fed si preoccuperà parecchio. Si preoccuperà particolarmente, interverranno, se interverranno, quando vedranno segnali forti e persistenti di inflazione salariale. Questa è la mia impressione. Senza quello difficile che premano il freno in un modo deciso.
Ecco, questo era un punto importante. Intanto le volevo chiedere, visto che lei appunto ci stava dicendo che crede che questa politica monetaria espansiva, o meglio accomodante, continuerà e non ci saranno alcuni indizi per un possibile allentamento, le volevo chiedere se allora le prospettive per il dollaro rimangono quelle che sono, e cioè un dollaro abbastanza debole rispetto a ciò che ci eravamo abituati a vedere anche nell'era Trump, se vogliamo. Do la risposta classica da economista, dipende. Ovviamente il tasso di cambio dipenderà non soltanto da come va l'economia americana, ma anche da come vanno le altre economie. Se l'economia americana è l'unica che si riprende e tende a attrarre nuovi capitali, per esempio, questo tenderà a forzare il dollaro. Non credo che si possano fare previsioni particolarmente chiare sulla direzione di marcia del dollaro. A questo punto io lavorerei sotto l'ipotesi che qualunque cambiamento a media zero al momento. Grazie mille a Sandro Brusco, economista e professore a Stony Brook University. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento, a presto. Grazie a voi, arrivederci.